la Santa Messa nel Duomo di Faenza per commemorare la liberazione d'Italia, la cerimonia è continuata sul sagrato della chiesa, dove il sindaco, le maggiori autorità cittadine e i faentini hanno intonato l'inno d'Italia. Abbiamo poi chiesto ad alcuni cittadini l'importanza di festeggiare il 25 aprile e di riportarci un ricordo di quelle giornate. Oggi è il 25 aprile, è ancora importante festeggiarlo? Sì. Come mai? Perché il 25 aprile è l'anniversario della conquista dell'Italia che abbiamo mandato via agli alleati. E lei ha vissuto la guerra? Certo. Avevo 8 anni e abbiamo avuto veramente, non di mia famiglia mia, ma cugini, la nonna, una cugina e altri zii che sono morti per la guerra. Invece secondo lei è importante festeggiare il 25 aprile? Perché è la festa della libertà. Il 25 è stato il primo giorno che non sono scappato da casa dei contadini dove ero, perché mi davano dietro i tedeschi. Quel giorno lì non sono scappato più. Mi sono nascosto nei buchi nel bosco, nel pagliaio mi ero nascosto, poi avevo solo 18 anni. Ma nel pagliaio infilavano la baionetta, il fucile con la baionetta aperta infilavano il pagliaio. Lì siamo andati bene perché sono ancora qui che parlo. E ma secondo lei è ancora importante festeggiare il 25 aprile? Beh, cioè adesso intanto che ci siamo noi dopo i giorni, loro non hanno visto niente, non sanno niente, capito? Intanto che ci siamo noi qui tutti, dei capelli quasi bianchi, ecco, è importante, sì. Si ride più, non si fischia più per le strade, non si sente più nessuno cantare. Invece il 25 aprile di tanti anni fa avete fischiato e avete riso. Sì, sì, molto, molto riso, e ho voglia, molto riso, un po' di riso anche adesso c'è, però allora ce n'era di più, insomma. È importante, sarebbe importante, ma finiti noi, addio. Ma non potreste magari raccontare ai vostri nipotini cosa è successo? Amo, non ti ascoltano mica più, i discorsi dei vecchi ormai... sono passati. Io glielo ho raccontato, i miei figli mi hanno detto che eravamo delle oche. Perché delle oche? Perché ubbidivamo tante cose che non dovevamo ubbidire. Però cioè, la fame era grande. Era grande la fame. Il giorno, dunque, il Natale prima, cioè l'ultimo Natale della guerra, sai cosa ho mangiato io a mezzogiorno? Ho trovato un pezzo di pane che l'avevano buttato via i soldati e ho strisciato dentro un barattolo che c'era stata la conserva, cioè una volta la conserva la mettevano nel barattolo. Io ho strisciato il barattolo con questo pezzo di pane secco. Quello è stato il mio pranzo dell'ultimo Natale della guerra. Francesca Diletta per Faenza Web TV.